arrivare alla Juventus e lasciare subito il segno. Questo è quello che è successo a Ervin Hodžić, che ha ripagato, a suon di gol e prestazioni, la fiducia del club. Il centrocampista della Juve Primavera, raccontato nelle 5 curiosità di Juventus News 24. Italia, sono pronto! L'Austria è la patria del giovane centrocampista. Nato nel 2003, è cresciuto nei settori giovanili di Ried e Red Bull Salisburgo, tra i più floridi a livello europeo. La chiamata dell'Italia arriva nel gennaio 2019, con Hodžić che prepara subito le valigie, senza pensarci due volte. Dream Team. La Juventus lo porta a Torino nel mercato invernale, rinforzando l'allora Under 16 con due colpi dall'estero, Hodžić appunto e il portiere ungherese Senko. La rosa del 2003, in mano a Beruatto, è piena di talento. Miretti, Mulazzi, Turicchia, Chibozzo e Bonetti, solo per citarne alcuni. Ma l'epilogo finale lascia tanta amarezza. Perla in finale, ma non basta. Lo scudetto Under 16, infatti, è lì, ad un passo. Basta un ultimo sforzo per raggiungere la finale. Ma la Juventus viene eliminata dall'Inter, in semifinale, ai tempi supplementari. Hodžić mette il suo sigillo con una punizione magistrale. Ma questo non basta. È l'Inter a staccare il pass per l'ultimo atto. Subito il segno. Che Hodžić avesse la Juventus nel DNA era intuibile fin da subito. Questo perché, alla sua prima partita ufficiale con i bianconeri, mette a referto la sua prima rete contro il Parma. È il 17 marzo 2019 e il primo non si scorda mai. Sfida di cuore, solo sfiorata. Poteva esserci un derby in Italia nella famiglia Hodžić, ma l'età è differente. Ervin infatti ha un fratello, Denis, classe 99, che nel corso della sua carriera ha militato nel nostro paese con le maglie di Roma e Pro Vercelli. Proprio Denis è stato vicino a suo fratello minore durante il passaggio alla Juventus, accompagnandolo a Torino per il primo tuffo nel mondo bianconero. Ervin Hodžić. Qualità e quantità, tiro e visione di gioco. Diteci con un commento cosa ne pensate del centrocampista della Juve Primavera, iscrivetevi al canale YouTube e mettete mi piace alla nostra pagina Facebook.